può avere mercato, anche perché comunque è duttile, ha più lavorazioni. Prima volta che l'ha cucinato abbiamo fatto una moleca, sarebbero il cambio muta del granchio, 2 o 3 mesi fa, ecco. Quando ancora doveva nascere il boom, diciamo, del granchio blu, ecco. Sì. Ma che curioso, sì. Il nostro nuovo aperitivo di Laguna, no? Vengono turisti specialmente che ti domandano: ma avete granchio blu? Che cosa potete fare? Allora noi gli spieghiamo appunto che possiamo fare queste tipologie, da una pasta a un antipastino, che può essere l'insalata classica, che può sostituire la gran seula. Andiamo dalla base, che allora il granchio blu lo possiamo lavorare fondamentalmente in due modi: classico bollito in acqua o a vapore, si può fare un fondo. Queste secondo me sono le due strade iniziali per iniziare a lavorarlo: bollirlo o a vapore o in acqua, per poi ricavarne una polpa per fare un'insalatina. Che può essere la parte della testa, diciamo, del costato. Mentre per quanto riguarda le chele, che è un po' più scura come polpa, la userei per fare una pasta oppure una farcia per un raviolo. Vedi che ha cambiato la muta, quindi hai tutta la parte sopra il costato e tutte le zampette che sono tutte morbide. Adesso è, oramai passami il termine, è un po' di moda, quindi sì, assolutamente. Ci vengono turisti specialmente che ti domandano: ma avete granchio blu? Che cosa potete fare? Allora noi gli spieghiamo appunto che possiamo fare queste tipologie, da una pasta a un antipastino, che può essere l'insalata classica, che può sostituire la gran seula che oramai viene praticamente importata dalla Francia. Valorizziamo un prodotto che comunque è nostro di Laguna. La moleca nostra di Laguna, no? Oramai passa 100 anni di storia, c'è una lavorazione dietro, c'è una tradizione familiare anche dietro che è molto importante. Questa che sta venendo adesso può essere e potrà diventare una variante nei mesi magari dove scarseggia la moleca nostra di Laguna. Potrebbe essere una buona alternativa, ecco. Non ti si gonfia e si scotta. E dentro. Adesso perché? Cin cin al granchio blu, salute!